Intanto buonasera a tutti e ringrazio gli organizzatori per avermi invitata. E magari presento un po' anche l'idea appunto dell'ecologia politica e del lavoro di ricerca che stiamo facendo e di come ci siamo contaminati un po' con le idee sia di Jason che di Raoul, brevemente. Diciamo che l'ecologia politica innanzitutto originariamente come maniera di approcciarsi alla questione dell'ambiente e ai conflitti che si producono all'interno della messa in produzione, della messa in circolazione delle risorse, questionava soprattutto la maniera in cui la società costruiva le risorse, cioè la maniera in cui si traducevano una serie di categorie sociali, cioè le categorie di razza, le categorie di genere, le categorie patriarcali, all'interno dell'organizzazione stessa della natura. E cosa vuol dire? Che si andavano a fare le discariche dove abitavano i più poveri, dove abitavano si buttavano i rifiuti nel sud del mondo, nel sud d'Italia, insomma si aveva un approccio razzializzato e gerarchizzato alla natura. Quello che poi invece, attraverso un po' insomma anche la rielaborazione delle categorie marxiste, come dice Jason, l'idea è stata di rendersi conto che in realtà queste categorie non sono soltanto applicate alla costruzione della natura e dell'ambiente, ma sono direttamente prodotte lì in quei posti in cui si fa la natura, in cui si fa l'ambiente. E questo sono quindi una serie, diciamo, di astrazioni di categorie che sorgono proprio all'interno di questi spazi di appropriazione, e questo è effettivamente qualcosa che noi vediamo in maniera forte nei territori estrattivisti, dove appunto, come dice Raoul, l'estrattivismo non è semplicemente o non è più nel contemporaneo quello che succede lì dove c'è la miniera, lì dove c'è l'oleodotto o lì appunto, e ci arrivo, dove ci sono le grandi navi, ma l'estrattivismo sta diventando un modus operandi particolare, peculiare di questo momento di crisi economica, climatica. E all'interno di questi contesti che possiamo chiamare di frontiera, ma non di frontiera nel senso di uno spazio lontano, ma di frontiera quasi in uno spazio temporale, cioè di frontiera di sperimentazione, si stanno sperimentando appunto questa... Poi forse la ricerca o insomma il dibattito ci dirà, però si sta sperimentando anche nuove gerarchie e nuove forme, diciamo, di potere o di violenza, che sono le forme legate a quella che è la crisi del lavoro e quindi a quelle situazioni in cui le persone non servono più. E un elemento importante che non avremo, penso, il tempo di approfondire questa sera è il ruolo della finanza in tutto questo, la finanza come non soltanto elemento parassitario di questo processo, ma come un elemento che agisce a monte e a valle della trasformazione, diciamo, dei modi di produzione del valore, perché la finanza insieme alla tecnologia permette questa cattura e questa messa a valore di processi che cedono il momento del lavoro come lo conosciamo, cioè del lavoro che si dà in un momento salariale, in un momento temporalizzato, e ne abbiamo parlato perché appunto quando si parlava di estrazione, di messa a lavoro della vita, e quindi insomma c'è anche tutto, no, il dibattito sul cognitivo, sulle biotecnologie e sul fatto che i processi di produzione diventano in maniera intensiva più che umani, perché faccio una piccola virgola, per esempio, sul discorso molto interessante sulla laguna di Venezia, magari in una maniera non pienamente cosciente da un punto di vista tecnico, però poi quello che entra nella produzione è uomo, natura, diciamo, ferro, acciaio e animale, no? Perché poi c'è tutto un ecosistema che collabora e che è sempre e la cui presenza è sempre più cosciente all'interno dei circuiti di valorizzazione, cioè si è sempre più consapevoli del ruolo. Allora, per lancio, diciamo, i miei due punti di dibattito che possono forse essere utili, secondo me, nella costruzione
creazione di un vocabolario comune, ma anche di una strategia. E da un lato volevo chiedere a Raul, visto che quello che tu hai descritto, no, è una crisi del patto fordista, una crisi del patto del welfare, che nei territori indigeni si traduce per una ricerca di autonomia attraverso una ripresa dei territori contestati, quindi attraverso la messa in avanti di quella che è la sovranità alimentare, il rapporto alla terra, le comunità, come questo si relaziona con i contesti urbani, di dove invece la produzione, insomma il rapporto con i famosi mezzi di produzione è molto più mediato, e come si possono creare delle alleanze in questo senso. E magari ti passo, perché devo riformulare un attimo la domanda per Jason. Sì, assolutamente. Grazie, anch'io ringrazio moltissimo le compagne e i compagni di Sherwood per aver messo in piedi questa serata che è stata ricchissima, quindi come Maura cercherò di essere molto breve e andare alle domande. Pongo solo una questione perché ci tengo molto, perché è quello su cui un po' come gruppo, almeno in parte, stiamo lavorando e che è, diciamo così, in parte ciò che ha giustificato il tentativo poi riuscito di portare Jason Moore in Italia per un giro di conferenze, dibattiti, seminari, e che in qualche modo aveva lo scopo di costruire un ponte tra la sua lettura dell'ecologia mondo e così, la corrente teorica da cui almeno personalmente provengo, cioè l'operaismo. E naturalmente il tentativo era dato dalla necessità di superare quelli che a mio avviso sono due punti di blocco: dal lato operaista, quello di non avere mai considerato, si è detto precedentemente, l'operaismo classico, ma in buona parte anche il post-operaismo non considera le questioni ecologiche come centrali, e naturalmente la fase attuale ci chiede di considerarle invece come fondative. Nella ecologia mondo, per come la pensa Moore, ovviamente la questione ecologica è approcciata attraverso il filtro del rapporto tra lavoro e natura, e questo naturalmente ci permette di costruire un canale di dialogo, cioè di importare dentro l'operaismo un interesse per le questioni ecologiche. Dall'altro lato, quello che io credo l'operaismo possa dare invece alla formulazione della World Ecology è il carattere soggettivo, attivo, antagonista del lavoro dentro questa dinamica. Si è parlato precedentemente, sia Marco che Tommaso, del petrolchimico. Il petrolchimico tra gli anni, tra il 67 e il 71, è una delle lotte più avanzate del fronte contro le nocività, e quantomeno in Italia noi dobbiamo reclamare il fatto che la questione ecologica arriva nell'arena pubblica, diventa problema politico con le lotte dei lavoratori. Cioè, che oggi l'Ilva di Taranto ci dimostri che ha vinto la retorica o salute o ambiente, non ci deve fare dimenticare che è stato il movimento operaio laddove ha superato le barriere della centralità del salario a porre la questione ecologica come la questione, una questione che i governi non potevano evitare di prendere in carico. Okay. Dentro questa bidirezionalità io credo che un momento di passo avanti, lo pongo come problema evidentemente, ma mi richiamo di nuovo alle questioni poste da Marco e da Tommaso, è esattamente che cosa vuol dire oggi crisi capitalistica. Perché se noi rimaniamo dentro lo schema operaista, in qualche modo la crisi è, se non sempre quasi, una crisi di sviluppo. Cioè, essendo che a muovere il capitale sono le lotte operaie, la crisi è in realtà un meccanismo di espansione del capitale. Esistono crisi imposte dal lavoro che allargano, portano a un livello superiore il meccanismo di sviluppo, e poi dopo ci sarà un nuovo conflitto che aprirà una nuova fase di crisi e così via. Okay, è chiaro che sto schematizzando, il problema dell'antagonismo c'è sempre, però la crisi per gli operaisti è generalmente una crisi di sviluppo. Invece dentro l'ecologia mondo, ma in generale dentro il lato ecologista, ambientalista, la crisi si pone di più come catastrofe, cioè come un momento che chiude un percorso e lo chiude definitivamente. Okay? In qualche modo, cioè, ora senza doverti svegliare da un giorno all'altro la mattina, però in generale si tratta di, si dice, prendere atto dell'esaurimento di alcune condizioni che permettono il rilancio e quindi dell'apertura di una nuova fase. Io credo che sia fondamentale, e qui davvero i movimenti, le società in movimento o i movimenti territoriali, io credo ci chiedano questo dal punto di vista dell'elaborazione teorica, di tenere insieme i due momenti.
Cioè, è vero che il cambiamento climatico non è una crisi come le altre. Il cambiamento climatico ci pone nella condizione di pensare la riparazione del pianeta. Cioè, qualcosa di quel modello di sviluppo deve frenarsi, ridursi, bloccarsi. No, Benjamin, la rivoluzione forse non è la locomotiva che muove la storia, forse è il freno di emergenza che dobbiamo tirare. E tuttavia dall'altro lato c'è, in quel passaggio che diceva bene Tommaso, no? La rilettura dei Grundrisse, il fatto che la riproduzione diventa produttiva e allarga le basi dell'accumulazione. Lì c'è un momento in cui la potenza del lavoro occorre riappropriarsela ed espandere, allargarla, potenziarla in modalità che non siano quelli del produttivismo capitalistico o moderno, occidentale, chiamiamola come vogliamo. Cioè, o i movimenti, noi, teniamo insieme il polo di riduzione del ritmo dello sviluppo industriale impattante e quello di liberazione dei potenziali del lavoro che sono cognitivo e riproduttivo, che quindi permettono di pensare il lavoro in termini ecologicamente positivi, ma chiaramente se lo si toglie dalla logica del valore. Cioè, fino a che è incatenato all'imperativo del profitto, questa potenzialità non trova sfogo e meccanismo. E quindi, insomma, secondo me, pensare in questo modo la crisi, la nuova natura della crisi, ci porta a vedere l'ecologia in due modi. Il primo è come si rapporta oggi alla classe, diceva benissimo prima Raul. La classe non preesiste alla lotta di classe. Noi costruiamo la classe nel mentre lottiamo. E allora che ruolo può avere l'ecologia? Cioè, qual è la dimensione di classe delle lotte ecologiche? Questa è una domanda che faccio a Jason, specialmente perché lui ha lavorato parecchio sulla sindacalizzazione dei settori riproduttivi e sulla capacità di spingere in avanti il processo di conflitto da dentro la sfera della riproduzione. Però l'ecologia svolge anche un ruolo di connettore o sfondo. Cioè, non c'è nessun conflitto che in qualche modo, diretto o indiretto, non faccia direttamente riferimento al fatto che la vita su questo pianeta non è più necessario che continui. Cioè, potrebbe non continuare. Allora lì chiederei invece a Raul se ci racconta se questo tipo di ipotesi nella realtà latinoamericana l'ha vista in atto, questo tipo di ricomposizione, che, per dirla di nuovo con un termine che a noi, che a me almeno è caro, insomma faccio fatica a togliermi da lì, se c'è questa cosa, perché questo potrebbe essere davvero uno sparigliamento di carte interessante nel quadro di riferimento operaista. Intanto comunque vi ringrazio molto dell'attenzione. Vi chiedo di facciamo Jason prima, vi chiedo di essere più concisi possibile. So we have a question about the class struggle and world ecology. Yes? So the first thing that I want to say is that world ecology is a conversation, it is an invitation. La cosa da dire è che la World Ecology è una forma di conversazione, un invito. Not a theory, not a party line. Non è una teoria compiuta, non è una teoria rigida. So World Ecology asks these questions about class struggle. So we accept with classical Marxism that the history of modes of production is indeed a history of class struggle. So who is the worker is a question that has been answered too easily. The worker has too often been regarded as a wage worker, okay, as a man, as an industrial worker. Ok, in questa visione classica chiaramente l'ecologia mondo si scontra con la ripartizione classica del marxismo, cioè la prima domanda che si pone è chi è il lavoratore in questo quadro. È chiaro che in quella produzione classica marxista il lavoratore intanto era un operaio, era un maschio ed era un lavoratore tendenzialmente dell'industria. So if we ask questions about the worker, if we understand that the constitution of the worker in historical capitalism is a relation of production and reproduction, and also a relation of production and reproduction in the human sphere within the web of life, which also works.
Yes? Questo then significa anche questions. Porsi un problema rispetto a che cosa ha prodotto il lavoratore. Nella visione classica, diceva prima Emanuele, il lavoratore non esiste, cioè ossia la classe non esiste prima della lotta di classe. In realtà, dentro il quadro dell'ecologia mondo, il lavoratore è prodotto dal lavoro, ma anche dal lavoro di riproduzione. Il che significa che chiaramente i due elementi sono ambedue inseriti all'interno dello stesso schema. So this allows us to do something very important. It allows us to see that fundamental to the production of surplus value and the struggle over surplus value is the question of race, of gender, of colonialism, forming the relations of the worker. Questo significa che nella visione classica della produzione del surplus, la questione deve essere riletta anche in termini che siano posti dentro questo contesto, il che significa che è una questione che riguarda anche la differenza tra il lavoro delle donne, il lavoro dei non bianchi, il lavoro degli schiavi, il lavoro non pagato, e questo coinvolge anche l'idea di esattamente cosa sia il plus valore, cioè quella differenza che prima lui aveva introdotto come lavoro non pagato e lavoro salariato. Finally, here is the most important point that builds on everything that I have said. There is no separate environmental struggle. Every class struggle in the factory, in the fields, in the homes, in the cities around justice and open space is an environmental conflict. There is no separate question of environmental justice from the question of worker justice. They are fundamentally the same struggle. Questo significa che non esiste una separazione tra lotta ambientale e lotta dei lavoratori, perché non esistono ambienti separati, non esiste una separazione tra la lotta che si svolge all'interno delle fabbriche o i conflitti ambientali. Grazie per questa ulteriore precisazione. Passo subito il microfono a Raul. La prima domanda di Maura. I movimenti sociali territorializzati urbani avevano un problema più grande, molto grande. La città è il centro più forte del potere della borghesia e dello Stato, dove la classe mezza sostiene questo potere. Ma esistono più dei movimenti urbani territorializzati in tutta l'America Latina, con un grado di autonomia non completa, ma una certa autonomia. Nella città di Messico esiste il Frente Francisco Villa, in Cerán esistono las Fogatas de Cerán, in Brasil, in alcuni favela, in Argentina, quartieri picchetteri, esistono molte esperienze e queste esperienze sono elementi per la riflessione politica teorica. Non aveva un cammino unico nel territorio. Il grande problema di questi territori urbani è la continuità nel tempo. E il più grande nemico adesso in Brasile è l'alleanza tra il narcotraffico e la Chiesa pentecostale evangelica. Aveva un'alleanza più forte contro i movimenti sociali per il controllo della popolazione. La seconda domanda, io preferisco di parlare di crisi civilizzazionale, della crisi della civilizzazione occidentale capitalista, patriarcale, moderna. Perché se parliamo di crisi, in un senso classico, parliamo di crisi economica, come tu parlavi, un risorso per l'accumulazione del capitale, per la crescita dell'accumulazione. Ma la crisi della civilizzazione è una crisi multifacettica, di molti questioni, della sanità, del mezzo ambiente, della vita in crisi.
Parlare di crisi della civilizzazione è che la nostra civilizzazione moderna occidentale non aveva i risorsi, è come una metastasi. Una metastasi che è quando il corpo non aveva dei risorsi per curare la malattia. Questo è il problema. Perché noi guardiamo i popoli indigeni, il buon vivere, perché noi bisogniamo di un'altra civilizzazione, di un'altra cultura per ricomporre la questione ambientale, sociale e questo. E in sintesi, io preferisco di parlare di crisi della civilizzazione. Grazie. Io ringrazio moltissimo i nostri ospiti, credo che sia stato un dibattito ricco, diversificato ma anche puntuale, con veramente molti spunti. I temi che adesso, a cui accennava Emanuele, aprirebbero, diciamo, altri 10 o 15 seminari consecutivi, sono per noi domande pressanti. Io credo che oggi non abbiamo concluso qualcosa, ma abbiamo aperto una linea di comunicazione con voi, con i temi dell'ecologia mondo, quindi siamo molto felici, sicuramente ci saranno altre occasioni di confronto. Voglio dire, intanto ringraziarvi e dire due cose prima di chiudere. La prima, siccome siamo un festival speciale, noi non abbiamo in questo momento il classico momento di dibattito con le domande del pubblico, ma i nostri relatori sono qui, quindi se avete domande, questioni, se volete conoscerci, possiamo bere insieme una cosa e discutere, continuare a discutere più informalmente. L'altra questione è un lancio di un'iniziativa. Abbiamo citato la vergognosa presa di posizione di Matteo Salvini, nel nostro ministro dell'Interno, Toninelli, ministro delle Infrastrutture di questo governo giallo-verde, la chiusura, il divieto alle navi che fanno soccorso di migranti a attraccare nei nostri porti. Molte città in Europa, in Italia, penso a Napoli, ma non solo, a Messina ed altre, si sono ribellate a questo diktat e hanno lanciato iniziative d'accoglienza. Noi non abbiamo la fortuna di avere amministrazioni così civili, ma proprio in nome dell'autonomia dei territori di cui abbiamo discusso, abbiamo deciso di lanciare, come Veneto Accoglie, anche noi un'iniziativa al porto di Venezia per mercoledì 13 giugno alle 17 al Tronchetto, quindi si arriva anche molto facilmente. L'invito è a esserci per resistere alla barbarie, l'invito è a esserci per dire che i nostri porti vanno aperti, che le vite vanno salvate e che le merde che ci governano le ricacceremo dove meritano di essere molto presto. Lunedì prossimo, altro dibattito interessantissimo sulla questione del reddito, che è un'altra delle questioni, dei temi di grande attualità, soprattutto per il dibattito italiano, con tantissimi ospiti, Fumagalli, Ciccarelli, Morini e altri che non ricordo. Vi invitiamo ad esserci lunedì prossimo alle 9, oltre al reddito. Grazie.